in diretta da Sorrento per raccontarvi questa seconda domenica di lockdown. Ci avviciniamo alla conclusione, ma le luminarie stanno in atto, la chiesa è aperta per raccogliere le nostre preghiere, le nostre speranze. Il fruttivendolo si può consumare un caffè, anche se segnatamente non in prossimità del vaso, bisogna prenderlo e portarlo via. E con Ambrogio siamo riusciti a prendere il caffè anche stamattina, non ci speravamo perché l'ultimo aggiornamento anche fatto dal Comune di Sorrento, in cui si decreta la chiusura anche dei cantieri edili, è una ulteriore stretta al contesto. Ricapitolando, la salumeria aperta, il fruttivendolo è aperto, il giornalaio è aperto qui in piazzetta Marano, questo incrocio che riesce un po' a sopperire le esigenze quotidiane di chi deve comprare un giornale o chi non ha fatto la spesa. Intanto il territorio è sempre presidiato, alle nostre spalle sta arrivando i carabinieri per evitare assembramenti. Il tempo è nuvoloso ma non minaccia di piogge. Alle 9 era un deserto completo, adesso si sta movimentando un poco, i servizi pubblici sono attivi, alle nostre spalle il pullman, sta partendo anche il Marotti, oltre la circolazione interna urbana.